Io vado col primo morso, Questo è un zaffaissimo. Michele, perché inizi un video mostrandoci i rotoli della carta regina? Ma poi faccio vedere. Sveliamo subito dove siamo. Siamo al centro di Cassino, città natale di Paola, e oggi un intero video dedicato alle mozzarelle, perché dovete sapere, cari amici di Bracciami Ancora, che io sono follemente innamorato delle mozzarelle. Io mangerei solo mozzarelle. E quindi, siccome il Basso Lazio è una regione famosa per le mozzarelle, Paola ha deciso di selezionare quattro posti dove si mangiano mozzarelle strepitose. Okay. Prima tappa, caseificio, le nostre fattorie. Siamo a 50 metri dalla stazione di Cassino, esatto. Che è là. Buongiorno, ciao. Noi oggi, cara Priscilla, facciamo un giro di mozzarelle. Iniziamo da te. Che ci dai? Dacci quella che più vi rappresenta. La vasca con i pesci. Cioè, tipo quando entri in pescheria, no? Allora, queste mozzarelle qua sono riprodotte con il rullo, perché la pezzatura 150 e 250 grammi, di solito quelle sono quelle un po' più richieste, quindi per la quantità fanno prima a farle con il rullo. Ok, invece questa che ci mangiamo questa qua noi, che ho in mano, è fatta con una chiusura versana. Il casaro, quando la prende, la chiude così. È chiusa a mano. Chiusa a mano, esatto. Queste sono le pezzature che vengono chiuse a mano. Bellissimo. E dove questa si mangiamo? 420 grammi. Poi questa è fatta in mano. Fatta a mano, cioè, il peso specifico dell'oro, capito? Esatto. Come il lingotto, lo vedi così, poi lo prendi in mano e pesa 10 kg. Bene. Beh, più è grande la mozzarella, più c'è, cioè, il polpa, più dicono che è buona. Questo fatto che più è grande, più è buona, a me piace tanto. Ti piace già come sì, 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 sì. Dimmi le caratteristiche che deve avere una mozzarella per essere buona. Vabbè, a parte che si vede già dal colore, perché molte mozzarelle, quando il latte è misto, si può vedere che è quasi giallognola sulla la parte di fuori. Invece questa è bianca, latte di bufala. Poi, tra l'altro, è tutti i giorni fresca e si vede dal fatto che è molto lucida. Invece quando è già vecchia, la pelle inizia a... Si spalda. Si spalda, esatto. E poi la consistenza dentro deve essere bella così. Ciancicosa. Deve uscire tanto, e soprattutto se è di bufala deve uscire tanto latte. 12 euro al chilo, giusto? 12. Bene, passaggio di consegna, grazie. Questo è il mio sogno, ragazzi, mangiarmi una mozzarella con le mani ancora calda. Il latte sta colando. Io vado col primo morso, Sembra di mordere un gavettone pieno di latte. Probabilmente è una delle migliori colazioni degli ultimi anni, lo sai? Primo mortacci, quanto è buono, di questo video. Ma che cacchio hai combinato? Guarda qua. Chiedo scusa ai signori condomini, ma non ho resistito. Però dai, una secchiata d'acqua e si risolve, insomma. Nulla di irreparabile. Paola, molto più tattica, vedete, ha trovato una via di fuga per il siero. Cioè, qua indubbiamente è stata fatta un paio d'ore fa. Una consistenza quasi gommosa. Non deve essere flaccida. Non si deve sciogliere in bocca. Sta mozzarella sa faissimo. Bracciami Ancora lascia più pulito di come ha trovato, Paola. Bene. Paola, come hai detto? Paola lascia più pulito di come ha trovato. Vabbè, ma qualcuno doveva pur tenere il telefono. Io ho visto come sono stata tattica. Sì, sei stata molto tattica. Prendiamo gli strumenti necessari per questo video e torniamo in macchina. Come prima tappa, nulla da dire, mi è piaciuta molto. Seconda tappa? Adesso ti porto. Sì. Alimentari gestito da signore un po' gé, e loro vendono mozzarella e pane. Siamo arrivati, Michele, guarda dove l'ho portato. Mozzarella del Villano. Signora, buongiorno. A voi è una mozzarella, quella più grande che c'è. Poi volevo anche un pezzetto di pane ben cotto. E io ho lasciato i soldi in macchina, te ce l'hai presso? Sì. 4,35. Quanto sta la mozzarella al chilo? 13 euro al chilo. 13. Siamo stati fortunati perché ci ha dato il resto in spicci, ce lo poteva dare in gole ad oggi, lo sai. No, vieni qua, Michele, guarda dove ti faccio fare la seconda assaggio, guarda che vista che c'hai. Ecco, che cacchio vuoi. Quella è l'abbazia, vero? Certo. Quando vedo l'abbazia io mi sento a casa mia. Andiamo col secondo assaggio.
giustamente. È dura la lotta. Per me la mozzarella è la quintessenza dell'estate, perché è un cibo che io consumo e divoro principalmente nei mesi caldi, per quanto pure nei mesi freddi non mi tiro indietro. Faccio una combo. Sì. Pane, prima pane. Lo sai, c'hai ragione. È buona anche questa, ma c'è una virgola in meno. Abbinamento consigliato, che in quanto al latte, cioè, avremmo fatto una pozzanghera, tiè. Direi. Senti, come si chiama il sindaco di Cassino? Si chiama Salera, Enzo Salera. Ah, Enzo, nulla di personale se ti ho sporcato un attimo il ciglio della strada, ok? Ma è necessario per la nostra opera di divulgazione, insomma, mo gli passo una secchiata d'acqua, non ti preoccupare. Enzo, tutto a posto, ok? Passiamo dalla provincia di Frosinone alla provincia di Latina. Siamo sempre, ragazzi, nel Basso Lazio. Ora vedrai, su questa strada ce ne sono tantissimi. Io te ne scelgo uno. Abbiamo detto quattro, però io ho anche un finale a sorpresa per te. Qua, mozzarella caseificio. Noi da piccoli ci fermavamo sempre qua e facciamo i panini per andare al mare, vedi? Guarda che meraviglia, questo è il bello di questi posti, capito? Tu arrivi e c'è un gallo cedrone che sta qui placido, guarda che bello, guarda che penna elegante. Allora, mi da una da mezzo chilo senza siero che ce la mangiamo qua fuori. Comunque, accanto al caseificio c'è sta la frutteria. Abbiamo chiesto alla ragazza se potevamo appoggiare un attimo, ha detto di sì. Quindi mi piace molto questa situazione. Paola ha apparecchiato e mo assaggiamo la terza mozzarella di bufala. Che abbiamo pagato quanto? Questa l'abbiamo pagata ben 14,50 al chilo. Quindi è la più cara che abbiamo mangiato fino adesso. La prima 12, la seconda 13 e questa 14,50. Faccio rendere conto, ti faccio vedere. Paola, qui tutto il siero uscirà. Ma ho detto, no, questo è il latte che ha cacciato la mozzarella, perché io ho detto di non mettere il siero, vedi? È il latte, aspetta. Guarda. Ricordate, la mozzarella non espelle latte, la mozzarella caccia il latte. Quando mangiate la mozzarella dovete usare questo termine, caccia il latte, se no l'esperienza non è la stessa. Guardate, raga, questa l'hanno fatta un'ora fa. Questo non sa faissimo. Guarda qua, questo a livello di compattezza è tale e quale la prima che abbiamo assaggiato. Questa si via l'hanno fatta poco fa. Qua la lotta inizia a essere sempre più ardua, arduissima, safaissima. Questa è una lotta safaissima, capite? E qua non lo so, madonna. Fai pure i pesi, guarda. Volevo farvi notare una cosa, se infilo il dito, guarda, e quanto praticamente prende la forma del dito. Questo, ci hanno detto, è sinonimo di freschezza. Qualcuno mi potrebbe sgridare perché abbiamo deciso di divorarci queste mozzarelle a mani nude, in una maniera un po' pulp, un po' savage, un po' tribale. Però io quando faccio queste esperienze mi piace bypassare la forchetta e il coltello per avere ancora più confidenza, per entrare proprio dentro al cibo, toccarlo anche con le mani. Voglio che anche le mani possano godere. Quando gli date un mozzico, sta mozzarella scoppia di siero. Da qua. Sì, madonna mia. Ragazzi, la mozzarella è fatta solo ed esclusivamente con latte di bufala. Tutte le altre sono fior di latte, dove il latte è vaccino, latte di mucca. La mozzarella di bufala ha circa 258-260 calorie, un 20 in più rispetto a quello che può essere un fior di latte. Ma una cosa importantissima è che ha un basso contenuto di colesterolo. Per intenderci, un 100 grammi di mozzarella di bufala contiene 10 volte meno del colesterolo che contiene un uovo. Ah, e che contiene solamente 3 ingredienti, ragazzi.
noi abbiamo solamente latte di bufala, sale e caglio, quindi meglio di così. È rimasto soddisfatto dal momento Super Quark, Paola? Sì, 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 ne chiedono altri. Ok, vai. Fedeli al nostro impegno, che Bracemi ancora lascia più pulito di come trova, il nostro tavolino d'appoggio della frutteria è stato pulito, possiamo andare. Il tour prosegue. Qualcuno di voi ragazzi potrebbe dire: Michele, Paola, perché siete andati da quelle parti per assaggiare e per mangiare le mozzarelle? Per due motivi: il primo perché Paola conosce le zone, il secondo è che da Roma è sicuramente più comodo venire a fare un assaggio qui che invece andare nel Casertano, andare in Campania, senza nulla togliere ragazzi ai caseifici e alle mozzarelle che si trovano in Campania. Anzi, vi dirò di più, se vi piacciono questo tipo di video ditecelo, che noi organizziamo un tour tra i caseifici campani. È lui? E lui non è lui? È lui! È lui, cavolo! È lui, cavolo, perfetto! Buongiorno! Praticamente tu ordini, le va di estica! Dove hai lasciato i soldi? In macchina! Stanno avanti così da quando abbiamo iniziato il video. Ho lasciato i soldi in macchina. L'altro. Quanto abbiamo pagato qui? Allora, qua abbiamo pagato 4,40 euro. Sì. E questa mozzarella sta a 13 euro al chilo. Quindi quello è il prezzo alla fine. Dio ti vede che prendi i bocconcini. Credo avesse ragione la prima ragazza che abbiamo incontrato, Priscilla, la mozzarella la dovete comprare grossa, ragazzi. Questa non vi emoziona per niente, quella piccoletta. Proviamo con quella da 100 grammi. La differenza c'è, è notevole. Quinta tappa? Sì. Quinta tappa finale? Ma è un posto più di lusso questo. Dire tu. Ti eri stufata di mangiare Savage? Sì, Ah. Io sempre qua vengo di solito dopo che vado al mare, tra l'altro qua c'è la mia spiaggia preferita. Davvero? E sono i 300 scalino. Paola, tiè, stavolta ti scordi in macchina. Ci mangia pure con la vista. Ma di che grandezza c'hai? Sì, quanta ne vuole? Vero? Sì. Grazie. Pagato lei. Ho pagato io, capito? Il conto più salato l'ho pagato io. Questo posto è famosissimo per la mozzarella. Infatti prima faceva solo le mozzarelle e per queste mozzarelle giganti che quando tornavi dal mare eri affamato, salivi su all'aeronauta, mozzarellone e poi c'ha sempre questo pomodoro condito che io prendo sempre da compagno e ti fa il pranzo migliore della tua vita. Poi c'ha lo sfiladino, diciamo il baghettone, ok? Che te gli dici ciriolone, gli dici ne vuoi mezzo, ne vuoi uno e gli do da. Utilizziamolo, no? Si è rotta la forchetta, non ha retto. 700 grammi di mozzarella, non gli ha retti la forchettina. Abbiamo fatto una tragedia qua, abbiamo sporcato tutto. Pantaloni macchiati. Tavolo macchiato, telefoni macchiati, portafogli macchiati, orologi macchiati, ho fatto un disastro. Scusa, non lo faccio più. Anche questa mozzarella rispetta tutti i canoni delle mozzarelle che ci siamo mangiati fino adesso, eh? Il siero c'è, se ce n'è parecchio, perché piange parecchio. Provo l'abbinamento col pomodoro, però volevo farvi vedere dove sono stata a mangiare sta mozzarella. Allora, amici di Bracemi ancora, e vi mostro un utilizzo alternativo del rotolone Regina. Ok. Mi riprendi il cuscino Memory, per favore? Guarda qua, me l'hai tutto deformato. Questo è meglio del Memory, comunque. E amici di Bracemi ancora, considerazioni finali. Volevo fare una classifica, innanzitutto. In assoluto metto in prima posizione la... mi sono scordato i nomi, quindi devo andare a rivedere i nomi, sennò la classifica la faccio a cazzo de cane. Ora ho ripassato, va bene?
mi sono preso gli appunti. Prima classificata Buffalo Dorado, secondo classificato la nostra fattoria a Cassino, terzo classificato questo posto qua, e per la mozzarella e per la location. E dice, e gli altri due ottimi, ve li consiglio. Se un amico mi dicesse com'è da quelle parti, gli direi bacce di corsa, però avendo fatto 5 posti, i miei preferiti, i miei primi tre sono quelli là. E l'ultima cosa, grazie per avermi accompagnato in questo giro. Prego. Tornerai a fare video con me? Vediamo. Brava, mi piace, così che te la tiri, la bici di braccio ancora. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ditemi se questo vi è piaciuto, se ne volete altri, se volete che si vada a scrutare, a scoprire dei caseifici nel Casertano o in Campania, e basta, ho detto tutto. Un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. Ciao. A few moments later. Allora ragazzi, Michele dorme e non vedo l'ora adesso di farvi il video mentre dorme a bocca aperta e russa pure. Questa è la mia vendetta, guardatelo. Tra l'altro ha preso pure la carta per pulire.